La priorità cerca anche un attaccante. Andiamo però da Ciro Venerato, che lo sento già in sottofondo, quindi mi sa che possiamo integrare il discorso. Ciao Ciro, buongiorno. Ciro. Salve, buon pomeriggio a tutti. Ciro, ben ritrovato. Facevamo un piccolo discorso di mercato approfittando della smentita che abbiamo riportato a proposito di Kondogbia. A questo punto, se hai notizie per il centrocampo, potremmo partire da lì. No, compriamo la notizia di Kondogbia, anche a me da Castelvolturno arriva la smentita, è un profilo che non interessa, un centrocampista fisico, il Napoli sta cercando giocatori con altre qualità, più tecnico, meno fisico, e quindi un giocatore che sia geometrico come Giorginho, ma come diceva Vincenzo abbia anche un po' più di dinamismo. Ecco, per esempio, se si parla di Almendra non si può parlare di Kondogbia, cioè se si parla di Forlan non si può parlare di Kondogbia, esatto. Quindi diciamo un giocatore più con gamba, tecnica, palleggio, ripeto, Kondogbia non rientra nei piani del Napoli. L'altra notizia che mi arriva, così da fonti credo molto accreditate, è che il Napoli è intenzionato, come ho sempre detto, a riscattare Ospina, quindi al di là della sua partenza, dovuta anche ad aspetti familiari, il Napoli ha ribadito il giocatore e soprattutto all'Arsenal, che intende riscattare il giocatore al di là delle presenze o meno, quindi Ospina rientra nei piani di giunto. In effetti ieri però è stato riportato un virgolettato di un saluto, no, di Ospina alla squadra, però abbiamo provato a sondare il terreno, fonti insomma anche vicine al calciatore in Colombia ci hanno raccontato di quello che è un problema familiare, poi uscito, no, anche sulla stampa colombiana, questo l'ha portato via da Napoli, però ci ritroviamo con quelle che sono le notizie che ci dà in questo momento il suo riscatto, poi dipenderà dalle modalità attraverso cui avverrà, se con le presenze, se con accordi laterali. Vediamo come pagherà questi 4 milioni all'Arsenal, punto e basta. Ok, mentre invece sai anche qualcosa del nuovo contratto di Ospina, perché poi ci sarebbe questa piccola incongruenza, no? Vale a dire, Ospina guadagna più del titolare Meret. Ma è probabile che lo allunghino spalmandogli un po' lo stipendio, esatto. Questa è un po' l'idea di base, di Giuntoli. Allora non ci resta che trasferirci, Ciro, a quelle che sono le altre necessità del Napoli per quanto riguarda l'entrata. Cominciamo dalla difesa, visto che coi portieri stiamo a posto così, cominciamo dal ruolo di terzino, se ci sono degli sviluppi per quanto riguarda... Il Napoli al momento è bloccato sul terzino destro e sul terzino sinistro, i due ruoli che sta cercando di coprire, perché come ho spiegato anche ieri, e ovviamente li spiego oggi a beneficio di chi ieri non mi ha ascoltato, c'è un discorso legato alle priorità, cioè il Napoli non può affondare su giocatori che potenzialmente può prendere perché rientrano nella lista tecnica e nei parametri economici graditi a De Laurentiis, perché ha delle priorità. Fino a che non conosce il destino a destra di Trippier e a sinistra di Hernandez, non credo che andrà su gli altri profili che sono in lista. È ovvio che se da qui a un mese la matassa Trippier si dipanasse a fuori del Napoli, il Napoli va a trattare Trippier. Se viceversa in questo mese Trippier accetta la corte dello United o dell'Inter o della Juve, il Napoli va su altri profili che ha in lista. Tra questi sicuramente non scarterei e terrei sempre ben presente il nome di Castagne, sicuramente uno dei profili che sta nella lista, non il solo. E a sinistra invece Mendy non c'è mai stato, perché ripeto, sono solo un rumors, ma si sapeva che era un giocatore non disponibile per il Napoli. Tanto è vero che è tentato da Real Madrid, dove potrebbe andare, ma comunque ci sono insomma comunque situazioni economiche che il Real Madrid a parte impediscono al Napoli di fare una seria trattativa per un giocatore da 50-60 milioni. Il Napoli è molto 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 interessato ovviamente a Hernandez, vuol capire cosa intende fare Perez e Zidane, ovvero sia se Real Madrid prendesse Mendy e confermasse Marcelo, è ovvio che non ci sarebbero spazi per il ragazzo, però il Real Madrid ad oggi sembra orientato a darlo di nuovo in prestito, o al limite il Napoli potrebbe cercare di comprarlo, ma accettando però l'eventuale ricompra, e anche su questo bisogna fare delle valutazioni, perché con Valverde, che è un altro giocatore che piace moltissimo, non è andata così, nel senso che il Napoli ha nicchiato quando il Real Madrid ha fatto capire che per Valverde la porta poteva anche essere aperta, però con la recompra. Ora bisogna capire, però Hernandez è un profilo che va seguito, che piace, di cui si discute, e anche parecchio a Castelvolturno, e quindi in attesa di parare
la metastasi e capire i futuri destini di Trippier e Hernandez, tutti gli altri nomi che restano assolutamente in lista sono monitorati. Tra questi mi dicono non c'è Arias e non c'è Tojan. Insomma, profili ormai che possiamo escludere dal radar. Per quanto riguarda Hernandez, Ciro, puoi ricordarci anche eventualmente quelli che potrebbero essere gli estremi di una trattativa? Non sul cartellino, perché ovviamente è troppo presto, ma al momento quanto guadagna il calciatore spagnolo, se almeno è nei parametri del Napoli? No, è un giocatore nei parametri del Napoli, perché capisce, insomma, è un giovane della cantera del Real, gioca nella Sociedad, insomma, 1,5 milioni, poi insomma. Okay. Se ammesso che ci arrivi con i bonus, magari può arrivare a qualcosa in più, ma no, il problema non è economico, il problema è di disponibilità da parte del Real a dar via un giocatore così forte. E il Napoli è disposto a investire molto, perché è un giocatore che secondo Giuntoli, secondo Ancelotti, può diventare un crack fra pochi anni, e quindi anche De Laurentiis come di subdura una possibile plusvalenza nei prossimi anni. Si sa che il Napoli è una società di trading, lo dirò fino alla noia ai tifosi che mi ascoltano, e quindi è indisponibile a prendere giocatori di 30 anni e a spenderci anche molti soldi per il cartellino. Quando invece ci sono profili di giocatori interessanti, giovani, il Napoli è disposto anche a fare un sacrificio per il cartellino, perché fa un investimento. Per esempio, una cosa che vi dico, poi alla fine rinnoverà con la Juve, di sicuro con Raiola. Veramente sta sicuramente chiesto di Ken più volte quando si sono consentiti per Insigne. Sicuramente non solo l'Inter si è informata su Ken, si è informato anche il Napoli. Poi ha capito che la Juve farà il possibile e l'impossibile, a cifre anche importanti, per rinnovare il contratto, però il Napoli ha fatto capire a Raiola che se accadesse l'imponderabile, cioè Ken non rinnovasse con la Juve lasciandola magari a parametro zero per un anno, il Napoli sarebbe interessato e disponibile a capire le esigenze di Raiola, cosa che ha fatto anche l'Inter. Ciro. Però ripeto, secondo me Ken rinnova. Però ho fatto un esempio di come su certi giocatori, parlando di Hernandez, il Napoli è sensibile. Quando si parla di 19enni, 20enni, 21enni, 22enni, cioè giocatori che sono così potenzialmente campioni del futuro, e perché no anche del presente, e quindi in ottica anche di bilancio, fra qualche anno anche potenziali plusvalenze, è ovvio che una società di trading come il Napoli, che vive di plusvalenze, non potendo vivere di incassi da stadio, non potendo vivere di marketing ai massimi livelli, non avendo un marchio che all'estero fa incassare tanto, non avendo dietro multinazionali che sono disposte anche per anni a chiudere il bilanci in forte passività, ogni riferimento a Milan, a Inter è puramente casuale, è ovvio che deve sicuramente programmare il futuro anche con le plusvalenze. Se il Napoli in questi anni ci ha regalato stagioni strepitose, o quantomeno positive, lo scorso anno strepitosa, quest'anno secondo me positiva, è perché negli anni è riuscito a fare plusvalenze che hanno garantito alla società liquidità. Penso ai 90 di Higuaín, ai 64 di Cavani, ai 35 passa per Lavezzi, forse ai 60 per Jorginho. Cioè sono soldi che poi sono serviti a essere reinvestiti per prendere giocatori che poi si sono rilevati forti, pur costando poco. Penso a Meret, penso a Fabian Ruiz, che quest'estate hanno raddoppiato il valore rispetto allo scorso anno, penso a Koulibaly, penso a Gulam, giocatori arrivati qui così con poca credibilità da parte di molti, che invece si sono dimostrati degli autentici campioni. Mertens, ricordo che quando arrivo qui ci fu un allenatore che disse che non avrebbe giocato 8 partite, quindi direi che il Napoli fa bene a adottare questa politica. Poi il tifoso vuole vincere lo scudetto, ma quella è un'altra storia, quella può accadere perché il calcio ti regala anche storie di un certo tipo, la Champions ce lo ricorda, il Real, il City sono a casa, il Tottenham è in finale, Leicester ha vinto lo scudetto in Inghilterra, anni fa Klopp si vinse lo scudetto col Dortmund, quindi non è escluso che una politica virtuosa negli anni possa anche portarti un anno a vincere lo scudetto, ma non deve essere quello l'obiettivo sul quale puoi determinare una stagione, perché il Napoli non è nelle condizioni di determinarlo, perché una squadra che vuole vincere lo scudetto aggredisce il mercato con nomi altisonanti.
Il Napoli invece è una società che farà bene, continuerà a far bene, poi capita l'anno in cui la Juve sbaglia il mercato, Inter e Milan magari continuano a sbagliare il mercato e il Napoli c'è. Se arrivi tre volte secondo in quattro anni, la politica deve essere assolutamente approvata e positiva. Poi chi vuole altro o cambia squadra o porti un presidente nuovo, insomma, ma al momento non ne vedo all'orizzonte, non vedo gente che fa la fila per comprarsi il Napoli. Cito, abbiamo parlato del mercato in entrata, proviamo a parlare anche un po' del mercato in uscita. Ti faccio tre nomi, vediamo se ci sono novità al riguardo. Si parla tanto di loro in questo periodo. Il primo è Allan, questa voce sempre del Paris Saint Germain, ma poi anche sugli esterni, destra e sinistra, Isai e Mario Rui. Novità al riguardo? Isai cerca, c'è Giuffredi che sta cercando in Italia all'estero degli ammiratori, il mercato ancora non è ancora decollato, perché fino a che non si scelgono gli allenatori è difficile che le società facciano investimenti. Se Sarri per esempio andasse alla Roma, per dirti, faccio un esempio, non credo, io credo che Sarri resti in Premier, a maggior ragione dopo ieri. A proposito, in bocca al lupo a Sarri per la finale di certo. Baku. Però metti caso andasse alla Roma, è ovvio che Isai diventa un nome proponibile per la Roma, faccio un esempio. Se Spalletti resta all'Inter, ipotesi per me sempre più remota, perché secondo me l'Inter piglia Conte. Quindi resta Allegri a Torino? No, questo non ho detto. Non ho mai pensato. Per me Allegri resta, ma se andasse via non è che va via Allegri e pigliano Conte. Quindi Allegri non pensa a Conte, pensa ad altri no. Ammesso che Allegri vada via, io sono tra quelli che ritengo difficile, ma non impossibile l'addio, ma ove mai ci fosse l'addio non mi risulta che ci sia Conte nella testa di Agnelli, mentre invece mi risulta che c'è Conte molto molto interessato all'Inter e l'Inter è sicuramente interessata a Conte, quindi non è che se va via Allegri arriva la Conte, non mi risulta, va via Allegri ci sono altri nomi. Su Mario Rui e Allan invece? Quindi per tornare a Isai, se Spalletti è ovvio che Isai sarebbe un nuovo proponibile, perché il secondo di Spalletti, Martuscello, stravede per Isai. Ma lui, fino a poco tempo fa, a febbraio-marzo, si parlava di un vago interessamento del Milan. Ora, ove mai avesse avuto l'idea di vendere il terzino svizzero, che giocava nel Wolfsburg, adesso, come si chiama? Io so. Il terzino della nazionale svizzera che gioca nel Milan. Rodriguez. Perché magari visto l'ingaggio senza Champions potrebbero magari darlo via per risparmiare qualcosa, e si parlava ai tempi di Gattuso, però di Mario Rui non so se è un nuovo allenatore, se Mario Rui è ancora nei piani del Milan, lo era fino a qualche mese fa, mi ricordo, però è tutto molto presto, è un giocatore comunque potrebbe avere anche mercato all'estero, quindi è tutto molto prematuro. Mentre invece Ciro, per quanto riguarda la... Ciao Rita! Ciao Ciro, non mi avevi sentita ancora? No, pensavo non ci fosse. No, ci sono. Cioè... Come va Ciro? Ora meglio, perché ora meglio, dove. Visto? Meno male. Sta meglio il nostro Ciro venerato. No Ciro, mi chiedevo, secondo te invece, tra gli osservati speciali di domenica contro la SPAL, c'è ancora il nome di Lazzari oppure no? No, Lazzari fa parte di quel listone dei terzini destri che piacciono a Giuntoli. Certo, non so se è al primo, al secondo o al terzo posto, insomma, questo non lo so. Penso di no, però è in lista, è un giocatore che sarà seguito, fermo restando c'è questo piccolo enigma legato all'impiego tattico, bisogna capire se per Ancelotti, il ragazzo che ha fatto benissimo nella difesa a tre, quindi come quinto, no? Come esterno alto, no? Sia proprio l'ideale per come gioca il Napoli, una difesa a quattro, però che il giocatore sia forte penso che ci sia poco da dire, Lazzari è... per me è molto molto forte. Sì, lo concludiamo con il versante offensivo. Tutto fermo, non mi risulta una novità su Lozano e non mi risulta una novità su Perez. C'è concorrenza internazionale, il Napoli sta prendendo un po' di tempo, insomma. Credo che in questo momento la priorità sia capire un po' come va a finire con i terzini, secondo me. Poi per l'attaccante c'è tempo. Ok, tutto chiaro. Grazie Ciro. A voi un bacio. Ciao, a Rita. Ciro, un bacio a te. Buon weekend. Il nuovo appuntamento stasera alle 23 con Paolo Paganini e tutta la band della squadra mercato della Rai con Calcio Mercato su Rai Sport alle 23. Appuntamento a questa sera. Allora, ciao Ciro. A voi.
un abbraccio ed un saluto a Ciro Venerato di Rai.